Ciao a tutti ragazzi, sono Make-A-Wish e se siete nuovi sul canale vi spiego un attimino chi sono e cosa faccio. Io sono un collezionista e venditore di carte Pokémon e sul mio canale ogni settimana vi porto sempre nuovi video relativi a tutte le carte che compro, le carte che vendo e tante piccole guide e tutorial per collezionisti ed aspiranti venditori proprio come me. Oggi ragazzi, finalmente ci siamo! È arrivato il video dedicato al nuovo set in uscita il 25 settembre 2020. Futuri campioni. Parleremo di quali sono le grandi novità, e poi ovviamente delle mie idee sull'investibilità nel breve, medio e lungo termine. Detto questo, ragazzi, ovviamente il set è sulla bocca di tutti ultimamente, proprio perché sono stati finalmente annunciate due carte molto molto interessanti. Ovvero, dentro a Futuri Campioni ci sarà il Charizard VMAX Hyper, che ovviamente non era stato assolutamente rilasciato in Fiamme Oscure, che è il set precedente, e poi ovviamente c'è il Charizard V versione Shining, una cosa che nessuno assolutamente si aspettava. Questa è una delle poche carte che è uscita o che uscirà prima nell'Occidente che in Giappone, quindi davvero la Pokémon Company l'ha fatta davvero grossa, grossa, grossa. Sono entrambe carte ovviamente rare, segrete, e quindi saranno abbastanza difficili presumibilmente da trovare. Ed è per quello che molte persone iniziano a pensare che sia un set davvero, davvero molto importante anche a livello di investibilità. C'è chi dice che sarà il nuovo destino sfuggente. Io ho delle idee un po' diverse, ma prima ci tengo a parlarvi un attimino dell'espansione in generale. Allora, Futuri Campioni come destino sfuggente e anche Leggende Iridescenti, o ancora prima Trionfo dei Draghi, è un'uscita la cosiddetta 3.0. Quindi praticamente non è una vera e propria uscita perché non ci saranno assolutamente i box da 36 bustine, bensì verrà rilasciata solo in tante piccole collezioni, con 10, 5, 4 pacchetti all'interno. Per questo alcuni potrebbero chiamarla una collezione limitata, ma non è proprio così, perché oggettivamente nessuno sa quanto verranno stampate tutte queste collezioni. In ogni caso, il prodotto più interessante sicuramente è il nuovo box allenatore fuori classe, dove conterrà, oltre alle 10 bustine che sono state appunto aumentate da 8 in questo set, ci sarà anche una carta promozionale di Charizard V Full Art. Quindi direi che è a livello di valore totale il set allenatore fuori classe rimane l'opzione più interessante per quanto riguarda questo tipo di rilascio. Poi ovviamente ci sono delle piccole collezioncine, penso con 3 o 4 bustine di Dabwul e Hatrini, che non ho idea di come si chiami, e poi c'è una grandissima collezione dell'allenatrice Mary, e poi tra il 25 settembre e i primi di novembre usciranno anche tante piccole collezioni relative agli allenatori, o anzi ai capi palestra della nuova generazione. E quindi tutte queste collezioni avranno anche la spilletta proprio della medaglia di questi allenatori. Ed è per questo che comunque è un set che per i veri appassionati di Pokémon, ma di tutto il mondo Pokémon in generale, potrebbe appunto acquisire molto valore, perché ovviamente è bellissimo poter avere la spillina del capopalestra, insomma. Detto questo, ragazzi, io vi parlo come appassionato e studioso del mercato di carte Pokémon, quindi al di là delle medaglie, ragazzi, a livello di prezzo, sicuramente il set allenatore fuori classe, considerato che c'è anche all'interno una carta promozionale e non di un Pokémon a caso, di Charizard, è sicuramente il miglior prodotto che uscirà.
E adesso che abbiamo visto che cos'è Futuri Campioni, andiamo a vedere cosa ne penso io. Allora, sicuramente Futuri Campioni è un set decisamente interessante, ragazzi, anche a livello di investimento, però ci sono molti rischi. Allora, secondo me ha alcune lacune come set, in quanto provate a togliere i due Charizard. Secondo voi cosa rimane? Cos'è la cosa bella di questo set? Perché, ragazzi, dobbiamo ricordarci che tutti quelli che dicono che sarà il nuovo Destino Sfuggente, io tendo a ricordare che comunque Destino Sfuggente era un set interessante dall'inizio alla fine. C'erano tutto il sottoset di carte ultra shiny, c'erano anche i Pokémon shiny, mezzi shiny, piccolini all'interno del riquadro della carta, quindi appunto non full art, e diciamo che Destino Sfuggente appunto in generale era un set molto più completo. E oltre a quello appunto, sì, ricordiamoci ragazzi, cioè c'è l'Umbreon GX Ultra Shiny che va comunque ancora a Ruba, c'è il Mewtwo Ultra Shiny che va a Ruba, insomma tante carte belle da ricercare. E detto questo, c'è anche da dire appunto che proprio per questo Destino Sfuggente è andato a Ruba. Ora, molto probabilmente all'inizio anche Futuri Campioni verrà comprato tantissimo da chiunque per appunto cercare questi cavolo di Charizard. Però un'altra cosa che mi viene in mente è che non sarà poi così tanto difficile trovarli. Ovvero, sì, sono rare segrete, però se pensate in, diciamo, se mettete a, se provate a comparare la difficoltà di trovare queste carte appunto rare segrete rispetto al Charizard GX Ultra Shiny di Destino Sfuggente, o anche addirittura andando a parlare del mitico Charizard GX Hyper di Ombre Infuocate, e andate a vedere appunto la lista di carte di questi set, vi renderete conto che Campioni Futuri ha davvero poche carte rare segrete, mentre invece nello slot appunto di carte rare segrete all'interno di Destino Sfuggente o anche addirittura di Ombre Infuocate, c'erano molte molte carte. Quindi se pensiamo che in ogni box, in generale, se ogni 36 bustine normalmente c'è una carta rara segreta, in Ombre Infuocate c'erano 22, ho fatto il controllo prima, c'erano 22 rare segrete. Quindi ogni 36 bustine avevi una possibilità su 22 di trovare quel Charizard Hyper. E poi ovviamente in Destino Sfuggente c'è un intero sottoset di carte ultra shiny che potevi trovare, quindi comunque il Charizard GX Ultra Shiny è molto 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 più difficile di trovare, appunto è molto molto più difficile che secondo me appunto trovare il Charizard V Shiny o il Charizard Hyper V Max di questo set. E quindi questo è un po' il rischio che vedo io in questo set Futuri Campioni, ed è per quello che lo chiamo un po' lacunoso. Quindi, allora, cosa facciamo noi che cerchiamo appunto di investire e soprattutto capire il mercato? Beh, allora, la mia idea è, se vi piace rischiare, io comunque un paio di collezioni, un paio di set allenatori fuori classe, li comprerei, li sboosterei, li aprirei appunto per cercare questo cavolo di Charizard V Shiny o Charizard V Max Hyper, perché sicuramente il prezzo di queste carte, specialmente all'uscita del set, veramente toccherà dei picchi da paura, dei picchi davvero da paura. Quindi in ogni caso tutte queste collezioni saranno dei veri e propri gratta e vinci. E detto questo, però, appunto, se non vi piace appunto rischiare, l'idea mia sarebbe quello di non toccare assolutamente nessun tipo di prodotto fino a circa
metà novembre, fine novembre, perché come vi ho spiegato prima, alcune collezioni e comunque in generale tutto il set rimarrà in produzione, rimarrà in distribuzione almeno fino a metà di novembre. Quindi, verso la fine di novembre, inizio dicembre, tecnicamente la prima ondata dovrebbe essere stata fatta fuori tutta e quindi è il momento giusto di acquistare questi prodotti, perché di lì a inizio gennaio 2021 è probabile che si inizierà a capire che sono finiti un po' ovunque tutti questi, specialmente appunto set allenatore fuori classe. Quindi la mia idea è che una volta che il materiale in tutti i negozi inizierà a scarseggiare, questo, come è successo in altri casi, questo, diciamo, tutti questi prodotti potrebbero iniziare a salire di prezzo, nel breve termine, proprio come è successo come Destino Sfuggente, che nel giro di due mesi, appena le persone hanno iniziato a rendersi conto che le teen, la master e la ultra ball, la mega ball, eccetera eccetera, non si trovavano più sul mercato, hanno iniziato ad acquistare a prezzi più alti. Detto questo, però, ragazzi, secondo me, appunto, se si vuole fare un po', si vuole far fruttare un po' queste collezioni che abbiamo acquistato, come vi ho detto, circa a fine novembre, inizio dicembre, la cosa migliore sarà assolutamente vendere subito alla fine della prima ondata, appena questi prezzi inizieranno a lievitare, in quanto è quasi sicuro che, come in tutti gli altri casi, almeno un'ondata di ristampe arriverà sul mercato. Io sono sicuro che questo set sarà molto comprato e molto spacchettato, quindi sicuramente arriveranno ovviamente le ristampe e in quel momento allora il prezzo ricomincerà a scendere. Quindi secondo me, nel breve termine, il momento migliore per guadagnare qualcosa da un investimento in futuri campioni potrebbe proprio essere nella fascia di gennaio 2021, quando appunto il prodotto diventerà un po' meno reperibile. Detto questo, appunto, l'unica altra idea che mi sono fatto è il set allenatore fuori classe. Il set allenatore fuori classe forse potrebbe avere anche un valore nel lungo, ma veramente lungo termine. E questo sapete perché? Per la promo che c'è all'interno. Se andiamo a guardare appunto tutte le carte promozionali che sono uscite, per esempio in Leggende Iridescenti, mi viene in mente appunto l'OO iridescente o lo Shining OO che si trovava dentro proprio al set, solo quella carta sta salendo molto molto di prezzo. E secondo me, in quanto comunque dentro questo Elite Trainer Box ci sarà un Charizard V Full Art, anche questa carta è probabile che inizierà nel lungo termine, 3, 4, 5 anni, inizierà comunque a salire quando ufficialmente il prodotto non verrà più stampato. Ma detto questo, ragazzi, queste sono più o meno le mie idee, ovvero sì, molto molto belli questi Charizard, però secondo me alla fine di tutto non è un set che rimarrà nella storia, forse come Destino Sfuggente. È un set per me appunto lacunoso, non ci sono sottoset come appunto potevano essere gli Shining di Leggende Iridescenti e ovviamente gli Ultra Shiny di Destino Sfuggente, e quindi forse quando ci saranno tantissimi Charizard V Shiny e tantissimi Charizard V Max Hyper sul mercato, questo set, tutto l'hype intorno a questo set, forse crollerà. Detto questo, ragazzi, siamo più o meno arrivati alla fine del video. Ci tengo particolarmente a sapere i vostri commenti, le vostre idee su questo set. Se mi sono dimenticato qualcosa, se avete delle diverse idee, io sono sempre tutto orecchie e sono sempre molto interessato a discutere con voi di investimenti, dei nuovi set e
quant'altro, insomma. Quindi ragazzi, se siete rimasti con me fino alla fine di questo video, vi chiedo cortesemente di lasciarmi un mi piace, di iscrivervi al canale se non l'avete ancora già fatto e di condividere questo video con tutti i vostri amici. Da Make a Wish anche questa volta è tutto e ci vediamo nel prossimo video. Ciao ciao!